Ha seguito le orme del fratello Fabri Fibra, uno dei cantanti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando del rapper e cantautore italiano Francesco Tarducci, noto al grande pubblico con il nome di Nesli, che presenterà la grande manifestazione canora il brano Buona Fortuna Amore. Una vita difficile quella di questo giovane che si è ritrovato a scontare una pena di 6 mesi di riformatorio all'età di soli 17 anni per aver quasi ucciso un suo amico per sbaglio con una pistola da poco acquistata. Il primo suo grande successo musicale è rappresentato dal demo Fitte da Latte, che lo lancia alla carriera artistica. Dopo questo brano, Nesli infittisce relazioni ed importanti collaborazioni con diversi artisti del panorama hip hop italiano, tra cui merita di essere ricordata quella con i Sottotono, da cui nascerà il singolo Da Me, che lo presenterà al pubblico a livello nazionale. L'album di esordio, Ego, è del 2003 ed ha letteralmente spaccato il pubblico a metà tra critiche positive e negative. A questo primo lavoro ne seguiranno altri 6 e nell'ultimo, Nest Living Volume 3, Voglio, Nestlé opera la scelta di abbandonare il rap per cimentarsi nel pop. Il 21 novembre scorso è stata pubblicata un'anteprima del videoclip del singolo Andrà tutto bene, che dà il nome all'album che uscirà nel 2015. Al 2008 risale la rottura con il fratello Fabri Fibra, anche se nessuno dei due ha mai chiarito le motivazioni di tale gesto. Adesso non resta che vedere la performance del giovane artista al Festival di Sanremo, manifestazione a cui più volte in passato ha tentato di partecipare senza successo.